Io sono molto contento quest'anno perché poi fra l'altro ho fatto metà disco in Italia, quindi ho potuto suonare, io non ho il passaporto, andare in America 10 ore senza fumare è impossibile per me, però ho fatto metà disco in Italia, quindi ho inciso 6 pezzi. A me piace, anche il concerto di quest'anno mi piace, ma io ho 30 anni che suono con Vasco, quindi non può non piacermi, nonostante cioè, ho suonato con Battiato, Celentano, Gianni Nannini, ma ti dirò, quest'anno mi sto divertendo molto. Molto, anche perché l'ho passata liscia, insomma, dovevo morire nell'inizio 2009, invece già sono ancora qua, come dice lui, capito? Sono ancora qua. E allora ogni nota che faccio è proprio una felicità, capito? Quello che ti dico, cioè, bene, sono molto contento. Tutto qua. Per la strumentazione, dicevi, per la strumentazione, io uso 2 tipi di basso, uso il leg, che è una specie di Steinberger ma fatto a mano dal mio liutaio, si chiama Jules Epp Leng di Rimini, e poi adesso mi ha fatto un altro basso che non mi ricordo mai il nome, Paolino, credo, Paoletti, che ha fatto la chitarra anche a Solieri, e con la paletta, dove io non mi trovo molto bene, però ha un gran bel suono perché ho messo tutto l'apparato elettrico dello Steinberger, quindi mi trovo molto bene, solo che lo uso di rado. Perché? Perché nel repertorio di Vasco del tour di quest'anno ho bisogno molte volte della leva che da Mi mi porta la quarta corda a Re, e quello no, quello è un basso proprio rocchettone, non si muove, quindi lo uso in pochi pezzi il Paoletti, e ho il Gold One no, della Leg, dove ho fatto mettere anche dei lead nella tastiera, in quanto quando spengono le luci devo fare i calcoli, dunque inizia in Re, quindi è il quinto tasto, e invece quei led, tic, eccolo, e qui sono molto più preciso e quindi sono tranquillo, mi sto divertendo moltissimo. Come amplificatore io uso quest'anno, ma già da un bel po', uso i Gant Bands del Connecticut, mi piacciono perché io vengo dai Marshall, ho un affetto smisurato per i Marshall, ma devo dire che questi sputano ancora di più, sto usando quelli. Ne ho 2 grandi, enormi, che no, qui non me lo fanno portare chiaramente, però me ne fanno portare uno medio che spara anche quello 750 watt, e ce l'ho sul palco dietro proprio il sederino, che mi piace molto. Tutto qua, che ti devo dire? Mi diverto come un bimbo ancora, come se fossi rinato 2 anni fa, in poche parole sto molto bene, vi ringrazio voi. Che ti dica. Io sai, sono molto agitato prima del concerto, nonostante i miei 60 anni, cioè mi si chiude lo stomaco appena mi alzo, quindi non mangio prima del concerto, qualche biscottino imbevuto nel caffè, sai, le cazzatine, capito? Fumo molto, sigarette normali, e finché non è finito il concerto ho questa cosa che non riesco a mangiare, tuttora a 60 anni, però questo mi fa vivere bene i concerti, io sto attento già alla prima nota. Perché se sbaglio la prima nota, cioè non sbaglio, se la prendi male, che fa quel prr, un attimino, mi rovini il concerto. Quindi medito già dal pomeriggio, me lo faccio 2 o 3 volte in testa, tutti i cambi, finali, e quindi arrivo sul palco e sono molto pronto, cioè non festeggio al pomeriggio, io sono in camera, capito? È tranquillo. Perfetto. Tutto qua. Grazie.